E Molfetta dedica a Giuseppe Saverio Poli una statua, a volerla è stato il suo erede che porta il suo nome, Giuseppe, e a realizzarla lo scultore Mauro Antonio Mezzina. Marilena Pastore. Inaugurata e consegnata alla città di Molfetta, l'opera realizzata dallo scultore molfettese Mauro Antonio Mezzina in memoria di Giuseppe Saverio Poli, fisico e naturalista del XIX secolo, nonché consigliere presso la corte di Re Ferdinando II di Borbone a Napoli, direttore della scuola Nunziatella, a cui Molfetta diede i natali. Di lui si ricordano i prestigiosi studi in ambito scientifico, il suo trattato Patrimonio dell'umanità. La stele è collocata sulla banchina San Domenico, proprio di fronte al Palazzo Museo Poli, ed è stata commissionata da Giuseppe Poli, ultimo erede della famiglia. Il busto è realizzato a partire da un bozzetto in gesso del noto scultore molfettese Giulio Cozzoli, risalente al 1913. Lo scultore Mauro Antonio Mezzina ha lavorato partendo da questo calco, da cui ha tratto l'opera finale realizzata in biancone di Apricena. È il riconoscimento di un passato. Perché il passato esiste soltanto se il presente sa riconoscerlo e sa tramandarlo. È la lettura di un'identità, di una storia che non vuole essere dimenticata e quindi grazie all'attuale Giuseppe Poli, nipote, discendente di quest'uomo, viene a ricordo un pezzo di storia della città. Io credo che noi, i contemporanei, hanno proprio questo dovere di prendere il meglio del passato e presentarlo al futuro.